Se io esagero qui, lui fa qui, lo fa gli altri. Okay. Il diavolo chiude, lui fa gli altri. Infatti, se lui esagera nell'aprire, non più esagerà nell'aprire parametrato. Il diavolo è solo. Io voglio sapere come lo fare. Con niente, porto via. Quindi, chiudo qui, inviamo la voce. Ecco perché il diavolo dovrebbe vibrare. Mi fa venire la voce. Perché comunque è un colpo. Anche qui abbiamo visto che è importante la punta quanto è importante il ritorno. Se lui dà la punta, io chiudo la punta con la mia chiusura. Chiudo la punta con la mia chiusura. Chiudo la punta con la mia chiusura. E poi, ok? Si potrebbe fare all'infinito, il piano. Chiudo, dentro, chiudo, dentro. Chiudo. Potrebbe fare anche questo per questo punto. Quindi non vado a fare un altro, ma è possibile. Quindi è importante precisare l'aria come il chiuso. Le gambe. Le gambe, quando sono in chiusura, sono in San Giro, formalmente. Perché il mio peso è questo, il mio peso è questo, tiene lì questo aspetto. In più sono pronto per la punta, scappa la punta, e lo guardo qua. Via. Poi andiamo giù anche la spazzata. Solo perché da una punta portata fuori, io decido di prendere le gambe, ho mirato due come si farebbe, io solo una, io solo una, e lo salto. Okay. Anche questo è ascolto. Io arrivo a punto di questo, non è un diavolo, ma è spazzato. Non è un spazzato. Stessa cosa. Ma i principi che comandano sono sempre gli stessi. Le gambe lavorano tantissimo. Abbiamo il peso, lavora tantissimo.
qualche cosa. Io lo chiudo con un P, ma sono un po'. Non lo faccio benissimo, ma un po'. Quindi lui parliamo a scuola, tanto. Fa quel lavoro del tempo. Così sto spezzando le energie ancora. Lui arriva. Adesso sto attento. Arriva. Esagero. Esagero. E lui fa di nuovo un P. Perché sono scoperto qui. Poi anche se sulle mani che mi disarmo, eh. Arriva il mio P. Fate fuori. Arriva. Sarebbe al peso, andiamo piano perché è pericoloso, lui porta il cuore, come quando vuole, lo ascolto, e da. Ok? Wow. Sì. Punta, staccata, bravo. Sì.